Qualche settimana fa è uscito un video che mi stavate richiedendo da davvero molto tempo, ovvero tre azioni del mercato italiano che vado a consigliarvi di aziende che reputo molto valide in questo momento. Quel video effettivamente è andato molto bene, io vi ringrazio per questo, perciò ho deciso di portare avanti questa miniserie dove appunto ci concentriamo un po' di più sul nostro mercato, sul mercato italiano, perché ok, parliamo spesso di Nvidia, Apple, Microsoft, ma di queste ne parlano un po' tutti e voi giustamente mi avete chiesto anche qualcosa di più nostrano. Solite premesse che ho fatto anche nel primo episodio. Prima di tutto, ovviamente, questi non sono consigli finanziari, come sempre sono soltanto mie opinioni, aziende che io reputo valide per quelli che sono i miei obiettivi, perciò mi raccomando ragionate con la vostra testa. In secondo luogo, questa non sarà un'analisi approfondita di ciascuna di queste azioni, infatti essendocene più di una sarà più che altro una breve presentazione e poi voi potrete approfondire per conto vostro, mentre se magari volete un approfondimento un po' più specifico per una sola di queste fatemelo sapere qui sotto nei commenti, io valuterò se farci un video. Ma adesso basta perderci in chiacchiere, perché per chi non dovesse saperlo, questo sarà uno dei miei ultimi video da questa location. Infatti sto traslocando, diciamo, perciò ne devo registrare un bel po', quindi direi di iniziare subito. E direi di partire subito con un'azienda in realtà abbastanza grande, che magari alcuni di voi potrebbero anche conoscere, ovvero di Azorin. Dico che potreste conoscerla innanzitutto perché è molto longeva, infatti opera da ben più di 50 anni, e in secondo luogo perché distribuisce prodotti molto molto importanti che vengono distribuiti poi in tutto il mondo. Infatti parliamo di un'azienda che produce principalmente kit di reagenti che poi vengono utilizzati nei laboratori appunto di molte nazioni. Adesso io mi intendo abbastanza di investimenti, ma non molto di biologia, chimica, quindi non so spiegarvi nel dettaglio cosa fanno, ma avete presente tutti quei test, tutti quei liquidi che magari possono cambiare colore per analizzare il vostro corpo, per analizzare il vostro stato di salute? Ecco, vengono prodotti da questa azienda. Ne producono di vario tipo, quindi il loro business è anche relativamente differenziato, perché si basa soltanto nella nicchia della salute, diciamo, dei prodotti da laboratorio, però all'interno di questa nicchia mi sono informato e copre una vasta gamma di prodotti, perciò anche se dovesse essere sorpassata per quanto riguarda un prodotto da un'altra azienda, comunque ce ne sarebbero molti altri per farla restare solida e per non far crollare il valore della sua azione. Inoltre è un'azienda che va a investire tanto del suo utile sulla ricerca, infatti come scrivono loro stessi all'interno del sito, uno dei loro punti forti è quello dell'innovazione continua dei loro metodi, che sono sempre più accurati e sicuri, cosa estremamente importante perché chiaramente la diagnosi è il primo passo per poi andare a capire come poter curare una determinata malattia, quindi per prodotti del genere c'è anche una domanda molto molto alta. Quindi sicuramente per quanto riguarda le performance dell'azienda e gli utili hanno una base molto solida, ma adesso possiamo dare un'occhiata anche alla sua azione. E come potete vedere in questo momento sta circa 126 euro, quindi diciamo è mediamente economica, e negli ultimi 5 anni ha performato bene, comunque ha continuato a salire in modo abbastanza costante, ma nell'ultimo anno, anno e mezzo, come è normale che sia visto il mercato nella quale ci troviamo, anche questa è scesa. In realtà è rimasto abbastanza stabile, ha avuto degli alti e dei bassi, però complessivamente ha perso un circa un 15%, che non è uno sconto assurdo come quelli che abbiamo visto nel primo episodio, però sicuramente potrebbe essere un ottimo momento per metterci gli occhi addosso. Per chi fosse interessato distribuisce anche un dividendo dello 0,83%, che non è altissimo, però ecco, sappiatelo. E poi appunto, visto il loro modello di business, visto quanto stanno innovando e la richiesta che c'è per i loro prodotti, secondo me nei prossimi anni potrebbe tornare a salire anche il valore della sua azione. Perciò ecco, se non conoscevate questa azienda vi consiglio di approfondirla. E passiamo adesso a un'azienda ancora più conosciuta, che negli ultimi anni ha investito davvero molto sul marketing per affermarsi, e direi che ci è riuscita molto, infatti è la più conosciuta di questo video, e stiamo parlando di Amplifon. Secondo me per molti non c'è neanche bisogno di presentazioni, ma per chi non dovesse saperlo, è un'azienda che produce principalmente apparecchi acustici e in generale offre servizi per tutte quelle persone con carenze di udito. Ci sono vari motivi per cui reputo questa azienda valida. Innanzitutto la varietà dell'offerta dei loro prodotti, inteso proprio come prodotti tech che offrono, che al contrario di quello che molti potrebbero pensare non è soltanto il classico auricolare da mettere per le persone con carenze di udito, ma offrono tanti prodotti che possono andare ad aiutare determinate persone a 360 gradi, sia complementari all'auricolare, sia prodotti da utilizzare a sé, quindi ha un modello di business molto più vario di quello che uno potrebbe pensare. In secondo luogo, non offrono solamente prodotti fisici, ma anche tutta una serie di servizi e percorsi propedeutici, appunto per aiutare tutte quelle persone con carenze di udito attraverso il loro percorso, per provare a recuperarlo un minimo, oppure semplicemente per farle vivere meglio nella situazione in cui sono. Perciò i loro punti di forza sono principalmente la varietà dei prodotti che offrono, il fatto che loro sia un prodotto per la quale non è possibile evitare la domanda. Infatti
infatti purtroppo ci sono tantissime persone con carenze di udito e questo è quel tipo di prodotto che, a cui non puoi fare a meno neanche durante un periodo di crisi. Infatti anche quando ci fu il Covid nel 2020, come potete vedere dal grafico, l'azione ha continuato a salire. Solo il periodo ribassista dell'ultimo anno è riuscito a intaccare anche questa azione, ma ci arriveremo dopo. Infatti primo e ultimo punto forte di questa azienda è che anche loro puntano tanto sullo sviluppo e sulla ricerca e il miglioramento dei loro strumenti. E passiamo adesso all'andamento dell'azione. Infatti, come vi dicevo, non è stata intaccata negli ultimi anni, però solitamente quando inserisco un'azione in questi video è perché in questo momento è scontata. Infatti, come potete vedere, neanche questa azienda è riuscita a scappare al mercato ribassista del 2022. Adesso vi metterò qui anche uno screen. Come vedete, negli ultimi 20 anni letteralmente impennata, negli ultimi 5 anni ha fatto comunque un più 88%, mentre nell'ultimo anno anche questa azione ha perso il suo 35%. Anche qui piccola parentesi, dividendi offre lo 0,97% per quelli che fossero interessati. Però ecco, se dovessi dare un giudizio overall su questa azione, direi che non mi preoccuperebbe molto questa discesa nell'ultimo anno, sia visto il periodo di mercato in cui ci troviamo, sia visto appunto il modello di business molto solido e l'immagine che si stanno facendo, che è molto molto affermata. Ormai, perlomeno sul mercato italiano, quando uno pensa a problemi di udito pensa subito ad Amplifon, perché appunto hanno fatto una campagna di marketing molto molto efficace. Quindi sicuramente, secondo me, questa è un'azione che potrebbe riprendersi benissimo nei prossimi anni e continuare a salire, anche visto quanto sta investendo l'azienda per quanto riguarda ricerca e sviluppo. Quindi anche Amplifon per me è decisamente approvata. Prima di andare a vedere l'ultima azione, però, vi invito ad ascoltare questo messaggio che secondo me potrebbe essere molto interessante. Infatti, come vi ho detto nel primo episodio, è ancora valida la promozione di DeGiro, ovvero il broker che utilizzo ormai da qualche anno e con cui mi trovo molto bene, che ha delle commissioni molto basse, una lista di 200 ETF totalmente gratuiti. Altri pregi di cui vi avevo parlato nel primo episodio, come per esempio che ogni anno vi manda un report fiscale per rendere la dichiarazione dei redditi molto più facile, la semplicità di utilizzo e soprattutto la varietà dell'offerta degli strumenti con cui potete investire. E come vi stavo dicendo, se tutto questo non dovesse sembrare abbastanza allettante, in questo momento offrono un bonus di ben 100 euro per tutti i nuovi iscritti che utilizzano il link affiliato. 100 euro ovviamente spendibili all'interno della loro piattaforma, più nello specifico in commissioni, quindi in pratica non pagherete i primi 100 euro di commissioni, che è una cosa ottima, soprattutto per chi sta iniziando ad investire ed investe piccole cifre. Insomma, già quelle di DeGiro sono basse, se poi ci mettiamo questi 100 euro potrebbe essere un momento veramente ottimo per testare la loro piattaforma, e se volete farlo vi lascio il mio link affiliato qui sotto in descrizione oppure nel commento pinnato. Insomma, come sempre, utilizzandolo sosterrete il canale e guadagnerete appunto questo bonus di 100 euro, perciò io ringrazio tutti quelli che decideranno di farlo. Ma adesso, fine del momento offerta, andiamo a vedere qual è l'ultima azione italiana di questo video. Stiamo parlando, come nel primo caso, di un'azienda magari non nota alla massa, ma molto conosciuta a chi se ne intende un po' di investimenti, perché anche questa è molto grande e davvero interessante, sia perché anche lei offre un prodotto molto molto richiesto, sia perché anche in questo caso viene distribuito in tutto il mondo. E stiamo parlando di Interpump, che come si capisce dal nome è un produttore di pompe per l'acqua, ma non stiamo parlando di uno qualsiasi. Infatti è il produttore numero uno mondiale per quanto riguarda le pompe per l'acqua ad alta pressione. Adesso, come per la prima azienda, stiamo parlando di un settore davvero davvero lontano dalle mie competenze, perciò per me non sarà facile spiegarvi cosa fa nello specifico e cosa sono i prodotti che offrono. Però, valutando l'andamento della sua azione, il suo fatturato e comunque le performance dell'azienda, la reputo davvero molto interessante e quindi proverò a spiegarvelo. Dunque, questa è un'azienda che produce principalmente, come dicevamo, pompe per l'acqua ad alta pressione e pistoni che vengono utilizzati appunto negli impianti, come per esempio quelli idroelettrici. La gamma di prodotti offerta è molto molto ampia, quindi anche in questo caso abbiamo un business solido, è distribuita in tutto il mondo e soprattutto questa è un'azienda che investe molto per quanto riguarda la ricerca e sviluppo. Come avrete capito da questo video, a me piace inserire aziende che appunto investano sul futuro, sul loro miglioramento, perché così facendo anche l'azione ha un'ottima potenzialità di crescita. Inoltre, da quello che ho capito informandomi in giro, sempre perché non voglio basarmi soltanto sull'analisi dell'azione e del fatturato, i prodotti che offrono sono davvero di ottima fattura e pochi altri competitor riescono a tenergli testa. Infatti in questo momento, come dicevamo prima, sono primi in questo mercato, cosa che ha portato il suo fatturato ad aumentare del circa 40% nel 2022, che è una cifra davvero davvero molto importante. E adesso passiamo finalmente a vedere anche la sua azione, che in questo momento vale circa 48 euro, quindi molto più economica rispetto a quelle precedenti. Offre anche in questo caso, piccola parentesi, lo 0,58 di dividendo, molto piccolo come le altre due, ma ripeto,
queste non sono azioni da acquistare principalmente per il dividendo. Per quanto riguarda la performance invece è davvero molto simile a quella di Amplifon. Negli ultimi 10 anni ha avuto un'impennata, negli ultimi 5 anni ha performato bene, circa un 56%, mentre nell'ultimo anno, anche in questo caso non si scappa, la sua azione è diminuita, nel suo caso circa di un meno 18%. Ma la cosa interessante che mi fa dire che potrebbe essere un'azione su cui investire proprio nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, è che sembrerebbe che il valore dell'azione sia già tornato a salire da circa un mesetto. Infatti, come potete vedere qui, ha subito ovviamente il colpo del mercato rimbalzista, ma già da ottobre-novembre 2022 sembra che il valore sia tornato a salire anche molto molto velocemente. Questo appunto perché, come nel caso di Amplifon, è un business con tanta richiesta, sono leader nel loro settore e oltretutto è un business di cui non si può fare a meno anche in un periodo di crisi, perché chiaramente le aziende continueranno a chiedere pompe ad alta pressione a questa azienda. Quindi, al di là di mercati fortemente ribassisti come questo, non penso che il valore della sua azione torni a scendere drasticamente nei prossimi anni. Perciò anche per questa ultima azienda, se non la conoscevate, vi invito ad approfondire, perché secondo me potrebbe essere un investimento molto interessante. E detto questo, direi che possiamo avvicinarci ai saluti finali. Infatti questa era l'ultima azione del video, perché voglio mantenere questo formato da 3-4 azioni circa per ogni singolo contenuto, in modo da non andare ad appesantire troppo. Comunque non temete, perché se anche questo episodio verrà supportato, ne uscirà uno nuovo e così via, come è successo per il primo. Quindi mi raccomando, se questa è una serie che apprezzate, fatemelo capire con un like, che io inizierò subito a scrivere altri video. Oppure se apprezzate i miei contenuti gratuiti, potreste abbonarvi al canale, che tutto quel budget andrà utilizzato per migliorare la qualità audio video e per portare sempre più contenuti. Detto questo però basta, non voglio rubarvi altro tempo, vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto e noi ci vediamo alla prossima.